Dunque, ben ritrovati con il nostro appuntamento. Apriamo con la cronaca, con questa importante operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, che su indicazione della Direzione Distrettuale Antimafia hanno effettuato questa mattina una vasta operazione in tutta l'area sud di Salerno. 13 persone sono finite in carcere, altre 15 agli arresti domiciliari, 5 con l'obbligo di firma. Un'intera famiglia con tante donne gestiva il controllo della droga in tutta la piana del Sele. La droga veniva acquistata, proveniva come al solito dall'Interland napoletano. Vediamo il servizio. La rete era vasta, tanto da coinvolgere l'intera piana del Sele. La droga era tanta, cocaina e hashish, ma anche stupefacenti sintetici, da vendere ovunque. La provenienza sempre la stessa, l'Interland napoletano. La fitta rete di cessione e spaccio è stata interrotta all'alba di oggi dai carabinieri che hanno sgominato un gruppo criminale che gestiva l'affare milionario. Il via libera agli arresti è stato dato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I militari del nucleo investigativo hanno lavorato per mesi per ricostruire l'organizzazione della banda. Si è potuto appurare che tutto girava intorno ad una famiglia di Battipaglia, cervello dell'organizzazione, e che aveva creato una vasta rete di pusher che vendevano le dosi in tutto il territorio di Battipaglia e delle altre zone vicine. Questo è quello che preoccupa di più, addirittura delle intere famiglie si sono riconvertite, se così si può dire, ad un lavoro illecito. Tutte collaborano in modo naturale, come se fosse, diciamo, l'adempimento di un dovere, quello di mandare avanti la famiglia in questo modo. E questo ci fa riflettere. La cocaina rimane sempre la droga di elezione, insieme con le altre che pure vengono utilizzate nel territorio. Abbiamo assistito tempo fa ad un ritorno della eroina. Questo ci deve preoccupare perché, diciamo, è ormai una droga, sembrava una droga essere andata in desuetudine. In realtà poi anche queste droghe ritrovano il loro mercato perché ci sono i fornitori che vengono soprattutto dal mondo, diciamo così, dei nuovi spacciatori, quelli che provengono dal territorio africano e che producono anche questo tipo di droga. Un altro aspetto, quello dell'organizzazione anche familiare, con delle donne, insomma, nelle posizioni apicali. Senza dubbio sì, e soprattutto questo nel gruppo principale delle 6 persone a cui è contestato il reato associativo, che vedeva a capo questo gruppo proprio una donna. E anche nelle altre reti, individuate, nelle altre 4 reti di spaccio, c'è presenza di donne. E un'operazione simile è stata portata a termine questa mattina a Napoli contro il clan camorristico Contini, che controllava lo spaccio della droga nel centro storico della città partenopea. Un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del ROS, che ha portato in manette circa 30 persone, in esecuzione anche un sequestro di beni per circa 20 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. Ricostruito il business milionario dei signori della droga, per alcuni degli indagati, barche, partite di droga da centinaia di migliaia di euro e investimenti in attività commerciali. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante delle finalità mafiose. Intanto, soliti momenti di tensione all'esterno della caserma Pastrengo, ecco le immagini a Napoli, all'uscita di alcune delle persone arrestate, un gruppo di parenti degli arrestati ha rivolto insulti e minacce ad alcuni operatori video. L'intervento dei carabinieri ha riportato poi la calma.
E nei giorni scorsi operazioni antidroga sono state effettuate anche a Cava dei Tirreni, tanto da spingere il sindaco Vincenzo Servalli a fare il punto della situazione nella sua città. Il sindaco plaude anche all'attività delle forze dell'ordine. Vediamo. Una città più sicura e accogliente. Il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, si complimenta con le forze dell'ordine dopo gli arresti per droga compiuti qualche settimana fa nel comune metelliano. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore avevano ammanettato 7 persone indagate in concorso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Base logistica del commercio di droga, un bar del centro cittadino. Sono molto contento di questa operazione fatta dall'Arma dei Carabinieri, peraltro fatta dalla tenenza di Cava dei Tirreni, quindi un'operazione fatta dai nostri carabinieri, diciamo così, a cui ho mandato anche una nota di apprezzamento e di ringraziamento. Si tratta di una piaga, ahimè, che colpisce soprattutto le giovani generazioni, per cui colpire gli spacciatori significa dare, come dire, dei segnali forti di presenza dello Stato, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, e quindi la vigilanza deve essere sempre massima su questo terreno. Quindi un massimo apprezzamento alle forze dell'ordine. Notizie di cronaca, aveva rubato, o meglio avevano rubato perché erano in due, una macchina cambia soldi dalla sala giochi del figlio. I carabinieri hanno arrestato a Monte Corvino Rovella 2 persone in flagranza di reato mentre stavano forzando gli apparecchi dopo averli rubati in una sala giochi a Fisciano. Si tratta di un collaboratore scolastico di 56 anni e di un artigiano di 47. Il più anziano, come vi dicevo prima, è il padre del titolare della sala giochi. Oltre 120.000 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta all'interno di un outlet village ubicato al confine tra il Lazio e la Campania, che è stato in pratica svuotato al 90% della sua merce. I capi falsi, infatti, in particolare pantaloni, giubbotti, felpe, erano esibiti alla vendita accanto a quelli originali, circostanza che ha reso più difficile il lavoro degli inquirenti. I capi, con il marchio di una nota griff statunitense, sono stati prodotti nel casertano presso un opificio di Santa Maria a Vico, che è stato già sequestrato e lo è tuttora nell'ottobre scorso. Ed ora parliamo di lavoro in questo caso giornalistico e dei poligrafici, perché c'è stata una manifestazione di protesta questa mattina a Napoli in via Chiatamone, sede storica del quotidiano Il Mattino. Il motivo di questo sciopero lo ha raccontato Roberto Di Francesco, segretario nazionale della Wilcom, che ha spiegato le ragioni del primo dei 3 giorni di agitazione. Il primo oggi è che riguarderà tutte le testate del gruppo. Il gruppo Caltagirone, cioè Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino e Il Corriere Adriatico. Questa situazione, ha detto il sindacalista, ha comportato il licenziamento di 3 dipendenti a Napoli, 1 a Venezia e ben 77 appaltati con un altro contratto. Caltagirone, ha continuato il sindacalista, sta provando a destrutturare un intero settore ed un contratto nazionale, oltre che delegittimare il ruolo della Federazione Italiana Editore Giornali. I lavoratori hanno chiesto anche l'apertura di un confronto nazionale di gruppo delle aziende editrice dei quotidiani in sede della FIEG, che è la federazione appunto degli editori dei giornali, e hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti, il ritiro delle cessioni di ramo d'azienda. Francesco Gaetano Caltagirone e Azzurra Caltagirone, vicepresidente della FIEG, si legge nella nota sindacale, destrutturano il contratto dei lavoratori poligrafici, tra poco anche quello dei giornalisti, dopo aver intascato gli ultimi provvedimenti previsti dalla legge di stabilità per il settore dell'editoria. Ed ora restiamo a Napoli per parlare di sanità, perché questa mattina c'è stata una conferenza stampa del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,
che ha annunciato quali saranno le prossime mosse per cercare di cambiare la sanità campana. Ieri aveva incontrato i commissari di tutte le ASL della regione. Sentiamo. La rivoluzione della sanità campana, come annunciato dal presidente Vincenzo De Luca, inizia a muovere i primi passi. Questa mattina De Luca ha annunciato le mosse che caratterizzeranno la sua azione in materia. Ieri il governatore aveva incontrato i commissari delle ASL campane. Al centro della discussione le emergenze e le decisioni da assumere, dal piano ospedaliero ai tetti di spesa. Sui budget e i contratti del privato accreditato, che saranno di durata biennale, è stato concordato l'introduzione di premialità a fronte della riduzione della mobilità passiva regionale. Per il piano ospedaliero c'è stata la piena condivisione sulla necessità di concordare il nuovo piano, che sarà presentato nei tempi utili secondo un'intesa con il Ministero della Salute. È stato concordato inoltre la revisione di alcuni criteri per la definizione dei tetti di spesa per il comparto della sanità privata accreditata. Per le case di cura, ampia disponibilità della struttura commissariale a valutare il riutilizzo di tutti i risparmi del comparto per ampliare il budget e per valorizzare le funzioni di urgenza-emergenza. Saranno decretati in tempi brevissimi i fabbisogni comunicati dalle ASL, in particolare per la diabetologia e la procreazione medicalmente assistita. La struttura commissariale si è impegnata anche ad approfondire le criticità finanziarie dei centri di riabilitazione e a individuare adeguate soluzioni a fronte di una situazione di taglio del budget che potrebbe avere gravi ricadute occupazionali. Lunedì 29 per presentare il piano ospedaliero. Ho detto al Ministro che era assolutamente impossibile fare un piano ospedaliero serio in questi tempi. Credo che avremo un altro mese di tempo per presentare un piano ospedaliero meditato, confrontato con i territori, con le associazioni dei medici, le organizzazioni sindacali, e avremo la tutela di tutti i territori. La decisione che abbiamo preso è di non chiudere nessun ospedale, riqualificarli significa evitare doppioni, evitare che ospedali contigui facciano le stesse cose, e significa avere una rete ospedaliera seria che non abbiamo mai avuto. In questo momento noi partiamo nel nostro lavoro senza un piano ospedaliero approvato. Non c'è, non ci sono atti aziendali approvati. Il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, pronto a chiedere lo stato di calamità naturale dopo il maltempo di domenica scorsa, in particolare il forte vento che ha provocato gravi danni alla sua città. Vediamo. Chiede lo stato di calamità naturale il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, in seguito ai danni causati dal fortissimo vento di scirocco che ha flagellato l'intero agro nocerino sarnese nella notte tra il 28 ed il 29 febbraio. Sono sotto gli occhi di tutti i danni causati dalle forti raffiche di vento, scrive il primo cittadino della città, Alfonziana. Una burrasca che si è trasformata in una vera e propria tromba d'aria che ha danneggiato proprietà pubbliche e private, obbligando ad immediati interventi che costituiscono, di fatto, spese straordinarie sia per i proprietari di immobili, sia per il comune che si trova a dover operare per la rimozione immediata dei pericoli. Il sindaco aveva chiuso le scuole dopo le violenti raffiche che hanno provocato la caduta di un enorme albero davanti alla scuola Sant'Alfonso di via Califano. Sono state inoltre chiuse diverse strade del comune. In via Carlo Tramontano l'asfalto è volato da un tetto di una palazzina arrivando in strada e colpendo alcune auto. In via San Domenico è caduto un palo della pubblica illuminazione ed alcuni alberi. In via Tortora un'assenza dell'energia elettrica per qualche ora. In considerazione di tali eventi, conclude Bottone, che l'amministrazione comunale da me guidata ha chiesto all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, all'onorevole Ministro dell'Interno, alla Regione Campania, nonché al Prefetto di Salerno, con apposita delibera, la dichiarazione dello stato di calamità naturale che ha colpito il territorio del Comune di Pagani.
Si tratta di un atto di responsabilità, afferma Bottone, dell'amministrazione verso i cittadini, indispensabile per creare i presupposti nel richiedere agli organi competenti di contribuire economicamente alle spese straordinarie sostenute dai privati e dal pubblico nel ripristino delle condizioni di sicurezza di ville, edifici, scuole e tanto altro. E intanto prosegue la conta dei danni anche in tutta la provincia di Salerno. Anche a Salerno città, in particolare in via Luigi Guercio, sono cadute alcune parti di cornicione sulle auto in sosta. Ed ora andiamo a Sarno, un confronto con i giovani per parlare dei concetti di legalità e di prevenzione ai fenomeni con l'usura e la malattia del nuovo millennio, il gioco d'azzardo. Il tutto nell'ambito del progetto Airone che l'associazione Porta Aperta ha organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale. Vediamo. La lotta all'usura, i principi della legalità e del rispetto per il bene comune sono argomenti che vanno discussi sempre di più tra i giovani, con i giovani. Ed è su questo che basa le sue fondamenta il progetto Airone di Porta Aperta Onlus, sposato dall'amministrazione comunale di Sarno. Un progetto che punta a organizzare incontri tra professionisti ed esperti con gli studenti del territorio. Confrontarsi per crescere, questo è il titolo del convegno che si è celebrato nell'aula consiliare del comune di Sarno alla presenza tra gli altri del giornalista Lionello Mancini del Sole 24 Ore. Innanzitutto fare in maniera corretta, trasparente ed evidente bene il proprio lavoro. Troppe persone chiedono di essere votate solo per poi trasformare un impegno anche civico in un interesse personale, a fronte di una incompetenza che viene tranquillamente alimentata e che non si cerca di correggere, perché io capisco che uno che vada a governare la prima volta possa commettere degli errori. Davanti a questi errori, se c'è un rapporto di fiducia con gli elettori, l'errore viene valutato come una cosa che si può correggere. Se non c'è questo rapporto di fiducia, se i cittadini hanno votato persone in cambio di aspettative che li favorisca, il primo errore diventa una sfiducia verso tutto e la ripresa di quei comportamenti di cui si parlava prima che danneggiano tutti. L'esperto del quotidiano economico si è soffermato anche su un argomento attuale molto scivoloso, quello del ruolo delle banche nei confronti degli utenti. Le banche hanno una grande responsabilità e le banche, allora, in senso come sistema bancario, hanno sicuramente anche loro subito gli effetti della crisi che in parte hanno provocato, peraltro in altri paesi in particolare, perché tante persone non sono riuscite a mantenere i loro impegni con la banca. Dopodiché purtroppo le banche a volte guardano più a far tornare il loro bilancio che non a svolgere il ruolo per cui su un territorio dovrebbero sostenere la ripresa, gli investimenti, l'economia, eccetera. Certamente c'è una responsabilità, non la collego direttamente al fenomeno dell'usura, perché tanto i delinquenti ci sono comunque, qualunque cosa facciano le banche, insomma. Ecco. Soddisfazione per il sindaco Canfora, che punta a implementare il progetto grazie all'aiuto dei dirigenti scolastici e delle associazioni del territorio, mentre Paolo Romano di Porta Aperta Onlus ci parla della droga del nuovo millennio, si riferisce alla malattia del gioco. Si è discusso di tantissimi progetti. Il progetto Airone, che prevede uno sportello, l'accompagnamento anche per le vittime, è una forma di intervista attraverso le scuole con gli studenti della terza media e del primo anno degli istituti superiori, proprio per tastare l'amore per le regole, per la disciplina, per la legalità. Se non si parte da tutto ciò, effettivamente non c'è possibilità di dialogare istituzioni tra le istituzioni. Questo è il compito che questa amministrazione dà dal primo giorno della sua elezione, ha messo al centro dell'attenzione, la legalità e la giustizia. La ludopatia è un altro aspetto molto molto pericoloso, perché come tutte le tematiche subdole sono difficili anche da scovare, perché in realtà la persona che gioca è una persona che non lo ammette,
diciamo che sono le droghe del nuovo millennio, con tutte le conseguenze del caso. Questo è un altro aspetto che è molto legato all'uso consapevole del denaro per i ragazzi. Noi in questa fase abbiamo cercato di capire, monitorare, cercare di capire quale può essere il fenomeno. L'obiettivo che si pone l'amministrazione di Sarno, l'associazione Porta Aperta e tutti coloro che operano in questo ambito è quello di fare prima una fotografia e poi da quella fotografia avviare azioni mirate che servano anche a prevenire questo fenomeno, che è un fenomeno diffusissimo. E di questo fenomeno del gioco d'azzardo e della malattia del gioco se ne è parlato anche a Scafati, dove è stato presentato il progetto Non Azzardiamoci. Il testimone di questa iniziativa che sta facendo il giro d'Italia è Marco Baldini, noto conduttore insieme a Fiorello di tante trasmissioni, e il vizio del gioco ha condizionato la sua vita privata e la sua attività professionale. Vediamo. Prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia garantendo sostegno psicologico e sociale concreto a chi ha bisogno di aiuto. È stato inaugurato a Scafati uno sportello di ascolto SOS Ludopatia nell'ambito del progetto Non Azzardiamoci, promosso dal piano di zona ambito S1. Il punto di ascolto sarà aperto il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15 alle ore 18 presso l'istituzione Scafati Solidale. Testimonial dell'iniziativa è Marco Baldini, conduttore radiofonico televisivo con un passato da giocatore d'azzardo patologico, autore del libro Il giocatore. Il messaggio che rilancio, guarda, sono mille, però il principale, molte persone vertono sul discorso delle conseguenze della ludopatia. Io invece vorrei andare alla fonte, cioè ragazzi, non giocate perché tanto non vincete. Cioè, se aprono un sacco di agenzie vuol dire che loro ci guadagnano, dunque vuol dire che loro vogliono i vostri soldi. Se io vi facessi vedere le probabilità che avete di vincere, non iniziereste mai, perché è difficilissimo, non dico riuscire a vincere, riuscire ad andare in pari. Dunque, se il gioco è un'attività che non ti dà vantaggi, cosa la fai a fare? Come si riesce a smettere? Come si può smettere? Le persone che conoscono, magari amici o conoscenti che soffrono di questa patologia, perché poi è una patologia, come possono supportarle? Guarda, purtroppo deve partire da te, cioè molte persone cioè chi è ludopatico tende a nascondersi e tende a dire le bugie. L'unico consiglio che posso dare è cercate aiuto subito, fatevi aiutare subito, ditelo subito, tanto si viene a scoprire e dopo fate più brutta figura. Ditelo subito perché così avete qualche probabilità di salvarvi. Se non lo dite e continuate a nascondervi e a percorrere questa strada buia, poi dopo diventa veramente complicato uscirne. E torniamo a Sarno per parlare del Consiglio Comunale che ha approvato il punto all'ordine del giorno relativo alle criticità degli allagamenti nella frazione di Lavorate. La seduta dell'Assemblea è stata poi sospesa a seguito di uno scontro verbale durante il quale si era parlato del forum dei giovani, il diverbio tra un consigliere di maggioranza e un componente del movimento Rete Libera presente tra i cittadini che stavano assistendo ai lavori del Consiglio Comunale, intervenuto manifestando il proprio disappunto per i termini usati da alcuni consiglieri del gruppo governativo all'indirizzo del capogruppo di Rete Libera. Visti i toni accesi, il presidente del Consiglio Comunale, Maria Rosaria Aliberti, ha deciso di sospendere e rinviare la seduta. E Pagani deve fare i conti non solo con il maltempo di domenica scorsa, ma anche con l'amianto, perché c'è un vero e proprio allarme nella città, ma non solo, anche nell'intero territorio dell'agro nocerino sarnese. Vediamo il perché nel prossimo servizio. È allarme amianto a Pagani e nell'agro, di questo sono consapevoli i cittadini e di conseguenza gli amministratori comunali, ma niente viene fatto per rimuovere le situazioni di pericolo. A chiamare in causa il sindaco di Pagani quale massima autorità sanitaria è stato il presidente dell'Associazione Nazionale No AIDS Onlus, Giuseppe Barone, che ha chiesto innanzitutto un censimento in città dei siti con presenza di amianto. È opportuno che venga fatta un'ordinanza al fine di avviare un programma di controllo in città.
città e sono proprio l'amianto e l'Eternit diffusi ancora oggi sui tetti di molte abitazioni. Per fare ciò Barone ha allegato alla missiva inviata al primo cittadino Salvatore Bottone il modello da distribuire agli amministratori, ai condomini e a tutti i proprietari degli immobili al fine di segnalare eventuali tettoie ancora coperte d'amianto e eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica. È scientificamente dimostrato, spiega Barone, che l'esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio, asbestosi, carcinoma polmonare e delle membrane sierose, principalmente la pleura, mesoteliomi. È per questo che invita le amministrazioni comunali ad adoperarsi affinché siano rimossi con urgenza tutti i rifiuti e in modo particolare il materiale Eternit contenente amianto. Venga adottata, dice Barone, un'apposita cartellonistica che vieti la deposizione dei rifiuti e soprattutto venga istituito un servizio più accorto di vigilanza per il rispetto delle norme e la repressione degli abusi, così come prescrive la legge, al fine di scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo e a tutela della salute pubblica è ritenuto necessario dare la maggiore diffusione possibile alla normativa che regola lo smaltimento e la rimozione dell'amianto dagli edifici. In particolare la legge 256 del 1992 ed il decreto ministeriale del 94 che parla di necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture o altri manufatti degli edifici che potrebbero essere danneggiati mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica. La responsabilità diretta degli amministratori si evince soprattutto dal decreto legislativo del 3 aprile 2006 dove nella parte che riguarda le norme in materia ambientale si impone agli enti locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati. La forte presa di posizione dell'associazione paganese viene anche a seguito dei numerosi servizi giornalistici della nostra emittente e una dura battaglia che fino ad ora non ha registrato purtroppo risposte delle amministrazioni locali. Abbiamo ricordato a Barone come la nostra redazione sia a conoscenza di situazioni che vedono in pericolo anche i bambini per la presenza di coperture in amianto accanto ad edifici scolastici di Pagani e nonostante sia stato avvertito del pericolo l'ente comune non si è deciso ancora alcun intervento, almeno fino ad ora. Intanto i tumori aumentano, come confermato ai nostri microfoni anche dal primario dell'Andrea Tortora di Pagani Catello Califano. Combattiamo questa battaglia se immaginiamo ancora un futuro per le nostre terre. E si parlerà di ambiente anche dopo questa edizione del telegiornale con il quotidiano di approfondimento Focus, ospite in studio Luca Pucci di Legambiente. E continuiamo a parlare di inquinamento, di ambiente in qualche modo, perché questa mattina a Napoli, Regione, si è tenuta l'audizione della Commissione Ambiente per discutere del grande progetto Sarno. Ovviamente anche qui c'è stata la protesta del comitato Novasche che si sta confrontando su questo tema ormai da tempo sia per la messa in sicurezza del fiume ma anche per le vasche di laminazione. Vediamo. Perché nonostante il via libera del Tarri, i pareri positivi della conferenza dei servizi sul lotto 1 e 2, nonostante la proroga dei finanziamenti al 2018 e lavori di messa in sicurezza del Sarno ancora non partono, è il quesito del presidente del comitato Novasche non inquinamento sia la messa in sicurezza del fiume Sarno Emidio Ventre, presente questa mattina alla riunione della commissione ambiente sul grande progetto Sarno tenutasi in regione Campania a seguito di una petizione effettuata dall'associazione Poggio Marino Libera contro la vasca di laminazione che dovrebbe sorgere tra Poggio Marino, Striano e San Valentino. In un comunicato stampa il presidente del comitato, Emidio Ventre, sottolinea come ad alcuni membri del comitato stesso sia stato inizialmente negato l'accesso agli uffici, nonostante una preventiva richiesta di partecipazione inviata lo scorso 27 gennaio. Ventre scrive: questa mattina non eravamo presenti nell'elenco delle persone autorizzate ad accedere agli uffici, ma grazie all'intervento dell'onorevole Alberico Gambino siamo riusciti ad entrare. Al comitato Novasche è stato negato di intervenire in quanto non ammessi al tavolo, ma abbiamo ottenuto l'acquisizione agli atti del ricorso presentato nel 2014 al TAR, insieme alla denuncia presentata alle 5 procure competenti contro la valutazione di impatto ambientale ed il documento firmato da 20 amministrazioni comunali relativo alla marcia di Solofra del 29 novembre scorso, nel quale si denuncia lo stato di inquinamento del fiume dovuto agli scarichi illegali.
Gli interrogativi restano. Forse effettivamente, scrive Ventre, qualcuno si preoccupa che la valutazione di impatto ambientale non sia reale e che quindi alla posa della prima pietra possa intervenire la magistratura ordinaria. Ribadiamo al presidente De Luca la nostra volontà di eliminare le vasche dal progetto e di iniziare immediatamente i lavori di messa in sicurezza per non perdere 217 milioni di euro di fondi. A Nocera Inferiore l'amministrazione comunale è al lavoro per varare le nuove regole che tengano conto dell'aggiornamento legislativo intervenuto in materia per l'istituzione di un nuovo albo delle associazioni. Infatti la Giunta Comunale ha dato incarico al funzionario delegato predisporre una proposta di regolamentazione per l'istituzione di un nuovo albo delle associazioni che operano nel territorio. Bambine vittime della separazione dei propri genitori, non una violenza fisica ma psicologica, visto che i più piccoli si trasformano spesso in oggetto contenzioso. E quanto accaduto ad una donna sarda arrivata a Salerno con sua figlia per raggiungere il suo nuovo compagno. La donna è stata sottratta alla figlia dopo la denuncia dell'ex coniuge per sottrazione di minore. Abbiamo ascoltato il pensiero dell'avvocato matrimonialista Alba De Felice. Sentiamo. Una doppia violenza per un bimbo che, oltre ad essere vittima di faide personali a causa di un processo di separazione, diventa oggetto di strumentalizzazione. È quanto accaduto ad una bambina, come riportato sul quotidiano Il Mattino, ennesima vittima di una situazione familiare difficile sfociata poi in una separazione tra coniugi. 5 anni, legatissima alla sua mamma, soprattutto da quando i suoi genitori si sono separati. La donna allaccia una relazione con un salernitano dopo la separazione dal marito, che le avrebbe negato l'assistenza materiale arrivando a non comprare neppure le medicine per curare la piccola. È scappata, portando poi con sé la figlia e lasciando al padre l'altro bambino di 11 anni. Denunciata dall'ex coniuge per sottrazione di minore, l'ASL di Salerno intraprende un percorso psicologico con la bambina per prepararla al ritorno in Sardegna. La madre si reca con la figlia presso l'ASL di via Vernieri per parlare con una psicologa che sta seguendo il suo caso. In sala ad attenderla però c'è un carabiniere in borghese che la porta via per restituirla al suo papà, applicando un provvedimento del giudice che sancisce l'affidamento esclusivo della bimba al padre. La bambina torna quindi in Sardegna, luogo d'origine della sua famiglia, e da allora non vede più la sua mamma, non la sente al telefono e non ha potuto neppure salutarla. La ASL, che in qualche modo ha provveduto a rimandare la bimba al papà, lo ha fatto su disposizione di un tribunale e soprattutto ancora emerge che questo tribunale si era mosso a seguito della denuncia di un padre che improvvisamente si era vista sottratta la bambina. Allora io non conosco quel caso, non conosco gli altri, non mi permetto di entrare nel merito, ma da avvocato matrimonialista posso dire che sono sempre più numerosi ed inquietanti i casi di minori sottratti all'uno o all'altro genitore a seguito di allontanamento di uno dei due, in genere del genitore collocatario. Questa è una prassi davvero squallida. Perché? Perché il primo a subirne, come sempre, gli effetti è il minore, che viene sradicato dal suo ambiente. In questo caso poi in particolare, questa bimba, ritengo, essendosi vista all'improvviso e senza nemmeno un minimo avvertimento, sottratta poi alla mamma e riportata in Sardegna, penso di aver letto, al suo papà, ecco, ha subito un trauma doppio. Noi ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo la pubblicità, poi parliamo di calcio, a dopo.